Legami tra popoli e culture, legami tra luoghi e persone, legami mai così importanti, eppure mancanti, tra il teatro e il suo pubblico. Per tornare ad incontrarlo, dopo i miasmi della pandemia, il Teatro Immediato e l'Ente Manifestazioni Pescaresi promuovono la 7ª edizione del Festival La Cultura dei Legami. Sì, questa è la 7ª edizione che noi dedichiamo al nostro indimenticabile Enzo Spirito, che è scomparso a maggio, insomma, ed era una delle anime del Teatro Immediato della prima ora. Sì, questa è anche la prima edizione che noi facciamo d'estate, anche per ragioni di post-Covid. Abbiamo tre spettacoli, sono tre perle del teatro. Il primo spettacolo, il 24 luglio, Massimo Paulizio, uno dei più grandi artisti che abbiamo nel nostro paese, sia di teatro che di cinema, con La caduta di Troia, dal libro secondo dell'Eneide. Il 28 luglio, questo fenomeno spettacolo Macbeth, che è una riduzione del Macbeth che attinge a tutto il patrimonio di tradizioni arcaiche sarde e che è pluripremiato sia in Italia che all'estero, reduce da una importante tournée anche all'estero, e per la prima volta saranno qui da noi, e siamo veramente molto felici di averli. E poi il 1º agosto, l'ultimo spettacolo, Animali da bar, di un'acclamatissima giovane compagnia, Carrozzeria Orfeo. È uno spettacolo, parte molto esilarante, sono questi 6 animali notturni che in preda alle loro frustrazioni, anche ai loro, insomma, squalli di sogni, si agitano in modo appunto comico, un po' come i criceti che corrono sulla ruota, no? Fanno questa sorta di movimento immobile. Gli spettacoli sono alle 21:15 al Teatro D'Annunzio, per la rassegna appunto Teatro al D'Annunzio organizzata dall'Ente Manifestazioni Pescaresi. Noi abbiamo anche spettacoli nel nostro repertorio che porteremo in giro in Abruzzo, anche in Italia, tra agosto e settembre. Siamo in una fase diversa rispetto a qualche tempo fa, però appunto la ripresa si sta realizzando nel momento estivo, per cui il punto interrogativo sull'autunno e l'inverno resta ancora, prima che forse le persone si sentano tranquille di tornare ad affollare i teatri al chiuso, magari passerà ancora un po' più di tempo. E allora, per compagnie per esempio come la nostra, indipendenti, che hanno un forte rapporto, uno stretto rapporto col pubblico, e il pubblico per noi è un ingrediente fondamentale, chiaramente diventa difficile capire se e come possiamo proseguire, no, le nostre cose